al tema di uomini trovano queste cose irresistibili nelle donne. Allora, ciò che trovi, ciò che un uomo trova irresistibile in una donna, che lo farà innamorare, lo farà innamorare follemente, è la capacità di essere unica, di risaltare, diciamo così, di essere diversa dalle altre. Tutte le donne intriganti, tutte le donne affascinanti, tutte le donne che fanno innamorare gli uomini hanno qualcosa di unico da offrire. Forse questo qualcosa di unico può essere una passione, può essere un modo di fare, può essere un atteggiamento, ma deve essere qualcosa che la caratterizza. Io suggerisco a ogni donna di trovarsi anche solo un accessorio, o un qualcosa di particolare, qualcosa con cui possa essere identificata, qualcosa di unico che la distingue dalle altre donne. Può essere veramente un taglio di capelli, un gioiello, qualcosa di classe, qualcosa di valore. Se è un gioiello, deve essere un gioiello di classe, un gioiello di valore, non, come dire, insomma, qualche cosa, che ti faccia apparire come una donna. Diciamo diversa dalle altre. Potrebbe essere anche un'abilità, faccio un esempio, suonare molto bene uno strumento piuttosto che qualcos'altro, o diciamo la conoscenza, che ne so, di un argomento esoterico, di un argomento storico, insomma, qualcosa che comunque ti faccia apparire unica. Questa caratteristica di unicità è qualcosa che attrae tantissimo gli uomini, perché anche se non sono poi magari direttamente interessati a questa cosa, se si tratta di un'abilità, ad esempio, però restano affascinati da una donna che abbia questa capacità, restano affascinati da una donna che abbia questa possibilità. E questo è fondamentale. Quindi ti suggerisco in prima istanza di sviluppare un attimino questa caratteristica, di sviluppare un attimino questa possibilità, e questo ti porterà dei risultati molto importanti nella tua vita, perché piacerai molto agli uomini. Ovviamente questa è una delle caratteristiche che fanno impazzire gli uomini, che piacciono agli uomini, poi ce ne sono altre. La giocosità è un'altra caratteristica fondamentale. Essere una donna che sa giocare al gioco della seduzione. Quindi il gioco della seduzione è un gioco fatto di sguardi, è un gioco fatto di flirt, è un gioco fatto di apparire e sparire, di esserci e non esserci. È molto importante saper gestire queste capacità. Il tutto ovviamente deve essere condito in una fase iniziale, perché nella fase iniziale, quando non conosci ancora l'uomo, quando non sai ancora, chi è quest'uomo, chi è questa persona, dovrai imparare a disinnescare eventuali meccanismi di difesa logico-razionali, che possono essere meccanismi di difesa di diversa natura. E è molto facile, disinnescare questi meccanismi apparendo come una donna gentile, come una donna aggraziata. Sembra strano, ma la gentilezza e la grazia, in un mondo che oggi veramente talvolta non si può sentire, no? Ci sono donne che hanno un intercalare veramente pesante, ma non lo dico soltanto io, diciamo così, uno dice, vabbè, ma c'è un'età, insomma, no, no, ma lo dicono anche uomini decisamente più giovani di me, o comunque vale un po' per tutte le età. Ormai le donne arrivano a
E questo al turpiloquio, no? Come dire, si diceva una volta, insomma, come gli scaricatori di porto, insomma, il turpiloquio, nella bocca di una donna non sta mai bene, insomma. Beh, perché è quello che è la differenza rispetto al maschio. Diciamo che il turpiloquio, la parolaccia, tra virgolette, no, non dico parolacce ormai che sono diventate acquisite nel lessico umano, insomma, ma qualcosa di più pesante, beh, fa parte, diciamo, eventualmente del maschio, anche nel maschio, diciamo, se è esagerato, se non è ironico, insomma, non è che sia il top. Però in una donna proprio non si riesce a sentire, è distonico, dissonante e negativo, quindi questo va utilizzato, cioè evitato, e va utilizzata invece la gentilezza, la grazia, il savoir-faire, questo è farti percepire anche come una donna che ha un'abilità sociale, cioè una donna che sa stare in società, una donna che sa interagire con tutti, che sa parlare con tutti. Che non ha bisogno, diciamo, di essere, ecco qua uno dice la cavalleria, la cosa, non è che tu hai bisogno, di una donna, cioè, per carità, un uomo può fare un gesto, aprire la portiera, fare questo, la cavalleria, ci sta tutto, però ci sono donne che sembrano delle cozze proprio, cioè, che da solo non sanno fare niente, le bambine viziate. Ora, queste bambine viziate possono attrarre un certo tipo di uomo, anche sicuramente, ma una donna che non sa sbrigarsi, una donna che non sa risolversi le questioni, poi alla fine, beh, non piace, perché alla fine è una palla al piede. E diciamoci la verità, nessuno vuole una palla al piede. Questo non vuol dire uniformare il maschile col femminile, ma dire che una donna ha no, certe cose, no, se ci sono delle cose da fare, no. Insomma, una donna che si dimostra annoiata, svogliata, insomma, fa percepire ogni capacità di seduttività. È fondamentale questo. Detto questo, che è una conditio sine qua non, è molto importante, quindi dicevo, una donna che ha la giocosità, una donna giocosa, una donna che è capace di, attraverso la giocosità, di piacere, attraverso la giocosità, ha la capacità di intrigare, di attrarre, di coinvolgere. E questa è un'altra caratteristica che secondo me è basilare, secondo me è fondamentale in una donna questa caratteristica, la capacità appunto di essere una donna in grado di attrarre, di giocare, di flirtare. Poi è ovvio che anche essere tra virgolette, uno dice la dea del sesso, insomma, però avere una sessualità che non deve svendere, quindi che deve essere capace di amplificare i desideri degli uomini, che deve essere intensa ma infrequente, cioè questo è anche un po' un atteggiamento, un po' un mindset, non deve essere un mindset di quelle che diciamo in tutti i modi fai di tutto per ottenere dei risultati, per insomma no, questo è sbagliato, non deve essere una donna che costi quel che costi, fa di tutto per fare sesso, per dare sesso. Il sesso deve essere una cosa che viene data nel modo giusto, che viene prodotta nel modo giusto. Penso che questo sia un altro punto basilare, un altro punto fondamentale che ogni donna dovrebbe tenere a mente, che ogni donna dovrebbe tenere presente. Poi un'altra capacità, un'altra cosa che agli uomini piace tantissimo è la capacità di prendersi cura, cioè di essere anche un po' mamma. C'è una canzone, no, che diceva un po' mamma, un po' porca, come di, adesso non mi ricordo chi fosse, però
Ligabue, saper essere in alcuni momenti anche un po' mamma, cioè la capacità di nutrire, la capacità di prendersi cura in alcuni casi, di dare affettività. Ecco, tenete presente questo, poiché gli uomini si aggrappano molto di più, cioè sull'affettività che sulla sessualità. Sembra strana questa cosa, ma posso garantirti che è così. Il sesso sicuramente intriga, il sesso sicuramente piace, ma non è l'unica cosa. Anzi, potremmo dire che è la sensualità quello che poi di fatto coinvolge di più. Essere sensuale, essere una donna sensuale e seducente attira molto di più l'uomo. Una donna sensuale e seducente è in grado di dare affetto, però affettiva, affettuosa. Veramente questo è molto importante, perché oggi, tra l'altro, si è perso un po' questa caratteristica di affettività da parte femminile. Per mille motivi, io credo anche questo movimento, diciamo, che vuole, cioè, consumistico, che ci ha resi tutti più iperrazionali, iperlogici, per cui avere dei momenti di affettività, dei momenti di affettuosità è davvero tanto, è davvero molto importante per una donna. Credo che sia una delle caratteristiche fondamentali. E poi un altro punto è l'indipendenza. L'indipendenza cosa significa? Intanto che devi lavorare a fare le cose per te stessa, non mettere l'uomo al centro della tua vita, cioè deve essere lui che farà delle cose, no? Quindi il punto dell'indipendenza ha bisogno di un approfondimento. Viviamo in un'epoca in cui uomini e donne tendenzialmente tendono a essere indipendenti, diciamo così, o perlomeno è più diffusa l'indipendenza, ad esempio a livello finanziario, a livello lavorativo, mentre in passato, diciamo, come può essere oggi in altre culture. Però ci sono ancora tantissime donne che in realtà, nella relazione con un uomo, vanno a cercare il cosiddetto buon partito, no? Vanno a cercare l'uomo che possa, diciamo, in qualche modo farle fare un salto di qualità sociale. Questo, vale in culture magari leggermente diverse. E questo ovviamente agli uomini di classe, agli uomini svegli, agli uomini di qualità non apprezzano questo, perché amano una donna assolutamente indipendente, ma non soltanto lavorativamente, economicamente, sicuramente, tassativamente, lavorativamente, economicamente, finanziariamente, ma anche una donna che abbia i suoi interessi e le sue ambizioni di crescita personale come individuo. Il che non significa cadere nel cesso opposto, cioè far percepire a quella persona che sono indipendenti e quindi non gliene frega niente. No, come dire, la relazione di coppia deve essere un qualcosa in più. Gli uomini vogliono una donna indipendente, ma una donna che voglia comunque relazionarsi. Ad esempio, una delle cose che piace tantissimo agli uomini è sentire che una donna è attratta da loro, anche intimamente, anche fisicamente, perché il modello, tra virgolette, bambola gonfiabile che non prova queste emozioni, certo, può servire in alcuni casi quando il maschio non si comporta bene per dare uno shock emotivo, ma non può diventare uno standard, perché se diventa uno standard relazionale, si perde completamente, insomma. Allora diventa un meccanismo di difesa, perché si ha paura di essere feriti, di essere considerati vulnerabili, e allora questo non porta a una relazione giusta, insomma. Poi ci sono altre caratteristiche che le donne devono mettere in atto, che tra l'altro piace moltissimo agli uomini, che
che è l'atteggiamento mentale, il mindset, avere il giusto mindset, avere il giusto atteggiamento mentale. Il giusto atteggiamento mentale qual è? Beh, è l'atteggiamento mentale di una donna che sa di piacere, che sa di essere bella, che ha intelligenza sociale, che sa interagire con gli altri, che sa allontanarsi anche per essere inseguita, per dar modo anche al maschio di mettere in atto questa, tra virgolette, potremmo definire tra virgolette, sua tendenza all'essere cacciatore, che sa dare spazio, ma utilizzare anche la psicologia inversa. Vai pure, esci pure con la tua ex, ma sì, dai, con la tua ex secondo me starai bene, sarà una cosa positiva, perché questa capacità di, diciamo, dare spazio e tenere lontano, innesca nel maschio questo meccanismo di voler essere cacciatore. Il voler essere cacciatore che piace, che ci piace o che non ci piaccia, questo voler essere cacciatore piace, intriga molto il maschio. E quindi è molto importante questo, dagli spazio. E prendi giustamente le distanze. Ecco, queste modalità, queste capacità, questo mindset e queste cose in generale sono quelle che rendono una donna, che fanno impazzire gli uomini. Naturalmente, il tutto deve essere condito dalla femminilità, che è un po' accennato nel primo punto, comunque la capacità anche di gestire il proprio linguaggio non verbale. Soprattutto in alcune occasioni la camminata è un abbigliamento femminile che deve essere un'abitudine. La femminilità, come ho detto in tanti video, deve essere un'abitudine, non deve essere un qualcosa di, come dire, che viene fuori lì per lì. Perché se viene fuori lì per lì, lascia un po' il tempo che trova. Cioè, tu devi essere femminile sempre. Non puoi, come dire, stare sempre con gli scarponi che usi perché vede da mangiare le galline. E poi dopo, una volta a settimana, quando il sabato esci con lui, ti metti i tacchi, perché non sarai credibile, cioè si vedrà che è una finzione e questo demolisce il maschio, insomma. Invece sapere che una donna è intrigante, sapere che una donna è femminile di suo, che è una sua abitudine, beh, questo è una cosa che piace tantissimo. D'altra parte questa abitudine deve svilupparla, d'altra parte questa abitudine deve diventare una tua caratteristica, non puoi essere un qualcosa di, come dire, devi abituarti e quindi ad essere femminile. Ecco, queste sono le cose, diciamo, potremmo definirle, queste cose gli uomini le trovano veramente irresistibili in una donna, cerca di coltivarle perché ti porteranno, diciamo, dei grandi vantaggi dal punto di vista della relazione sentimentale affettiva. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo inoltre di seguirmi su Instagram, Massimo Teramasco Ufficiale, di seguirmi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo Liberati dei Narcisisti con Massimo Teramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer.